La sede dell'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, sarà spostata nell'area del polo sanitario di Colle Maggio. Via libera dunque con la firma questa mattina del protocollo d'intesa tra Università, Comune, ASL, Regione e ARTA al progetto di riqualificazione del polo universitario di San Basilio nell'area dell'ex ospedale San Salvatore, dove sorge il polo umanistico. Si mette dunque fine all'impasse che per 2 anni ha bloccato un progetto complesso a livello amministrativo che cambierà il volto di un'area dell'Aquila che sarà destinata tra l'altro agli studenti e che ha visto arroccati per anni sulle loro posizioni la passata amministrazione comunale di centrosinistra, promotrice insieme all'università del Masterplan da una parte e l'ARTA e il governo regionale dall'altra, che in realtà per diverso tempo hanno tentato di percorrere la strada opposta, ossia il mantenimento della sede ex ARTA proprio a San Basilio, tanto che ci fu una mozione del capogruppo PD Stefano Palumbo in consiglio comunale. Quella stessa regione che oggi esulta per il risultato raggiunto con una conferenza stampa tenuta 2 giorni fa in cui l'Università dell'Aquila insieme al Comune non è stata invitata, suscitando la reazione della rettrice Paola Inverardi, che ha parlato di mancanza di etica. Diciamo che è stata una fughetta in avanti, perché in realtà il protocollo lo firmiamo oggi e, come ho appena raccontato, diciamo è grazie all'accordo di questo numero di soggetti che non è indifferente. Quindi oggi per me è la giornata dell'accordo e chiaramente esprimiamo tutti la nostra volontà, no, di procedere in questa direzione. Ribadiamo sempre che è un gioco di squadra, però un gioco di squadra è un gioco di squadra e se gioca la squadra presenta pure la squadra, quindi altrimenti insomma un po' di etica, dei valori, dei rispetti istituzionali sarebbe più opportuna, ma insomma alla fine a noi preme che questa cosa si faccia e quindi con un po' di rammarico per non farla nel modo come avremmo dovuto, però la faremo, quindi siamo contenti. Si tratta comunque di un tassello importante per completare la riqualificazione di tutta l'area, non solo San Basilio, ma anche quella sottostante di Via della Croce Rossa. Tutto il lavoro di ricostruzione costerà 52 milioni di euro, ma i tempi di realizzazione sono lunghissimi. Il provveditorato alle opere pubbliche dovrà ancora realizzare il progetto preliminare, poi quello esecutivo, poi si dovrà pubblicare il bando per l'affidamento dei lavori.